Sei pronto ad avere Alien nel team? Prontissimo. Lo blocco proprio di corpo. Un tizio che perde con Dio Smurfing. Lasciamo. Alien, lascia perdere. La mitra non è cosa per te. Sto scherzando, ragazzi. Sto scherzando. Un po' sì, un po' no. Se terrei top al tuo posto, sei d'accordo? Boh, io preferirei sittare bot. Ti spiego il perché. La mia bot perma pusherà. E c'hanno Ezreal e Nautilus, quindi possono gankarli. L'unico modo che c'hanno per vincere questi è ingaggiandoli col jungler. Quindi, più che gankare a bot, in realtà si tratta di un counter gank in botlane. Top è pure buona a snowballare, però il problema è che se io snowballo a top e la mia bot va behind, continuo a perdere. Invece, quello che posso fare io è farmare, stare attorno a botlane, coverarli. Quando provano a gankare, io li ganko e questi vincono in 2v2 teoricamente. A che lo sto di uno tot LP. Se mai visto un Malzar decente? Beh, in genere Malzar lo picca chi ha autofillato, quindi è normale che non ci siano Malzar decenti. Buono, siamo stati fortunati a stare da questa side. Perché vuoi sempre startare red con Zac. Stavolta è qui. Oh, non è bastato. Chi ha pullato? Chi ha pullato, ragazzi? Non ho visto. Penso possiamo contestare. Mamma mia.
Non ha dippato il tizio Camille, porco dinci. Oh, so close. Qua abbiamo rischiato grossissimo. Cioè, abbiamo perso comunque un sacco di roba. Cioè, qua la cosa giusta fa per Camille era... è di qua qui. Ah, giusto, ancora non c'è, cavolo. Spawnano tra poco. My bad, me so. Lasciato un po' trascinare l'entusiasmo. Qua dovrebbero essere fine. Oh, forse avrei dovuto resettare prima, però... Ho preso un po' una triple kill. Buono così. Facciamo un po' di full clear. Siamo full HP nuovo, ci serve la visage? Sì e no. Vorrei fare il full clear top e poi giocare di nuovo dopo Ozzet, anche se non c'è. Sì, ma preferisco continuare a giocare solo Ozzet. Cioè anche top li posso giocare, però... Vabbè, inizia arriva. Faccio sta roba per repullarmi. Thank you.
Qua devo andare back. Mi servono i tavi comunque come boss. Bot che perde in 2v2 non dovrebbe mai succedere qui. Oddio, hanno preso vantaggio prima gli altri. Il problema è che le kill l'ho prese io prima, però che cavolo devo fare? Non è che volevo prendere io, è solo che se non le prendevo io moriva Malzo. Bene così. Put some spring in your step. Rifulliamo un porchino. 10% HP. C'ho la passiva, però ora prima rifulliamo un po'. L'Herald dove può volerlo usare, in realtà non c'ha l'N in cui è buono l'Herald. Mi ha preso un bel po' di schiaffi, cavolo, questo può essere un problema. Come se lo sapessi? Ok. Ah, è qui dietro. Ci ha preso una plate, quindi va benissimo.
Sto chiappando il red, però ci prendiamo. Oh mannaggia, ci prendiamo per Blood Tower, quindi va bene. Porco di incidente è arrivato. Ah, è morto. Niente, basta, focus. Non era meglio lasciarli morire e basta. Sono andati troppo deep e basta. Shit happens. Non so se voglio continuare a giocare sulla botlane. Mi serve... Year Reduction, sì, sicuro. Hanno parecchie cure. Ha slowato però. Sei da solo, dai. Vinci sto burst damage alla fine. Immancabile. Vabbè dai, allora che dobbiamo fare qui? Ci abbiamo l'herald, lo vogliamo usare in mid, in top. Boh, ci abbiamo tempo per l'herald, non ci abbiamo fretta, tanto le plate già sono andate. Prossimo item, la wormhole che ci serve, ci fa comodo, ci hanno parecchie... Cioè c'hanno Ezreal che mi pocca, non parecchio pocca, però Ezreal sì, mi pocca. Tanto Bramble già ce l'ho. C'ho parecchia armor. Voglio shadoware la side. Oh, mi ha detto, ho sbagliato.
Però abbiamo fatto, abbiamo mettato il resto, quindi direi che va bene. La cosa giusta è questa, se non volete... Boh, io preferisco farmi il Nashor. Sempre farmi il Nashor quando è free. Perché a ste torri si trova sempre. Mi fa proprio schifo prendere le torri così. Ecco, prendiamo. Nashor una volta che l'hai preso. Il Nashor è per sempre, ragazzi. Ho tanto attack speed. Volendo mi potrei chiudere direttamente la dormant, sapete? Come sai lo faccio. Hanno parecchio attack speed, cioè parecchio auto attacker. Visto che me lo posso chiudere completo piuttosto che prendermi dei pezzi e warmog, preferisco. Tanto ce l'hanno tanto di damage. E poi la warmog me la faccio prossimi damage. Se avessero avuto un altro midraner da poke, avrei fatto la warmog comunque. Tipo come avrei fatto Bramble Vest warmog. Però così preferisco. Dobbiamo aspettare Camilla adesso. Anche se fa un bel pick su Akali non è male pure. Niente, Camille, non ci arrivo. Mi abbiamo lasciato il Nashor senza motivo. Sono morti tutti, però potevamo contestarli, uccidere tutti e prendere il Nashor. A me non piace sta roba. Tippava lì Camille e vincevamo di sicuro. Prendiamo tre inhibitor? Probabilmente sì. Intanto io prendo questo. Tanto io non porto tanti danni, quindi prendo questo e ne faccio il solo Drake. Possiamo andare back. Prendiamo 10 cd, sì, lo preferisco. Prima il 10 cd e poi il resto. Buono così. Conqueror Zac? No, preferisco l'Aftershock. Cioè in top lo prendi col Conqueror Zac. Contro un altro tank se non c'è abbastanza d'animo. In jungle Aftershock tutta la vita. Vado una mano, non c'ho tempo a perdere per fame, clearare tutti i cosi qua.
Ok, no, aspettiamo, aspettiamo. Va bene, va bene. Si va in promo per master. Alla fine sì. Alla fine sì, ce l'abbiamo fatta. Promo per master. A forza di più 15, più 16, più 17 al massimo. Massimo più 17. E meno 20, 21. Porco dinci, che faticaccio. Però ce l'abbiamo fatta. Siamo contenti. Siamo contenti. G2 Noodles ha fatto un ride. Non l'avevo, non l'ho proprio sentito, ragazzi. Non l'ho proprio sentito, porco dinci. Ma è partito il ride? G2 Noodles, a me dispiace, sono costernato. Però il Lost, cioè il lo shoutout parte in automatico, se non sbaglio. Porca miseria. È partito lo shoutout? Sì, del Netbot è partito. Ok, perlomeno quello sì. Grazie ancora per il raid, mi dispiace. Scusi, ma ero molto concentrato perché aspettavo questa promo da un po'. Pensavi fosse un sub? Probabile. Promo per master. Che faticaccio. Che faticaccio. Però ce l'abbiamo fatta. E con Zach. Vabbè, qui c'avevamo una Camille che era veramente brava. La nostra bot lane era un po' così così. Però Camille era davvero davvero... Era molto brava, meccanicamente. Poteva fare un po' di TP per aiutarci, in realtà. Non era molto bravo con i TP, però. C'è un motivo di sta... Addio, un HyperTots, grazie mille per il summit e benvenuto ai Game Academy, welcome. Benvenuto, benvenuto e grazie mille per il supporto. Siamo a 18 sub adesso. Adesso 10 pro, no, la promo, speriamo di non farne 10 come sul main. Speriamo veramente, speriamo vivamente, no. E purtroppo la promo non la faccio oggi, la farò domani, penso.